4. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Dichiaro aperta la votazione. Sì, hanno votato tutti i colleghi. Bene, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 372, contrari 51. La Camera approva. Favorevoli 372, contrari 51. Radio Radicale, le 19:43 minuti, come avete sentito la Camera ha appena approvato in via definitiva la legge per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ragazzi, davvero vi lascio festeggiare perché penso che avrete una serata di festeggiamento, di gioia. È una bellissima. Arriva la nuova ministra delle pari opportunità. È una giornata, penso, di gioia, di felicità davvero per tutti gli italiani e le italiane. Io mi auguro, perché dopo anni di attesa abbiamo raggiunto un traguardo storico, e approvare una legge che cambia davvero la vita delle persone, che può cambiare la vita per tante coppie, per i loro desideri, le loro aspettative, il loro futuro, credo ci possa rendere tutti orgogliosi per il lavoro che abbiamo fatto davvero, quindi grazie a tutti quelli che hanno lavorato per arrivare a questo risultato, che sono stati tanti in questi due anni in Parlamento. Se abbiamo raggiunto questo risultato lo dobbiamo solo ed esclusivamente alla responsabilità dei senatori e dei deputati del Partito Democratico e al coraggio di Renzi e della Boschi di mettere la fiducia su questo testo. Senza fiducia non avremmo avuto la legge, perché le imboscate del voto segreto ci avrebbero danneggiato. Le risorse ci sono, sono tutte quelle. Avete trovato già delle voci di bilancio? Sono tutte quelle che finanziavano questa attività. Ed è chiaro che se prima avevi le risorse per finanziare tre che facevano lo stesso mestiere, se le stesse risorse le destini a uno che tutti insieme fanno lo stesso mestiere. Le risorse, no, c'era. C'erano pochi ispettori del lavoro, ma lo dicono le aziende, i sindacati. Poi che ce ne possiamo mettere di più è sempre vero, ma oggi con questa operazione stiamo facendo un salto importantissimo. Poi la testimonianza la daranno i dati, tutti i mesi diremo il numero delle ispezioni, il numero delle infrazioni, quello che succede, noi ci facciamo giudicare dai cittadini. Con le stesse risorse di oggi, proprio. Mi pare complessivamente una condivisione sia sulla misura che è stata adottata per la prima volta da un governo con un fondo di 600 milioni di euro di contrasto alla povertà, e dall'altra con anche una condivisione dei criteri che sono stati adottati, peraltro modificati nel corso di mesi di discussione con la conferenza e le commissioni competenti, nell'idea peraltro che dobbiamo tendere a un piano non tanto di carità ma di dignità, cioè col tema che poi è quello di recuperare occupazione, posti di lavoro, reinserimento lavorativo. Sì, l'incontro è importante perché ha consentito di fare il punto su quelle che si chiamano le politiche attive per il lavoro. Io ho posto tre temi che mi sembrano decisivi. Bisogna rafforzare i centri per l'impiego. L'Italia ha soltanto 8.000 addetti, pensi, e in Germania ce ne sono 80.000. Se vogliamo mettere in contatto chi cerca lavoro con chi domanda lavoro, bisogna rafforzare questo anello intermedio. C'è questa promessa di un aumento del fondo, pensate che sia una cosa reale? Siete fiduciosi? Siamo fiduciosi,
come sempre il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno. Certo, perché se sostituisci la cassa in deroga con un nuovo strumento, i soldi della cassa in deroga ti consentono di finanziare il nuovo strumento. Quindi in realtà è un travaso di risorse da una, con modalità differenti. Però ben venga che ci sia un, che ci siano degli strumenti chiari, che sono queste, con delle regole chiare,